sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta D del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza, promettendosi l'uno con l'altro, non perdiamoci mica di vista. E da allora Bubbone li chiama una volta all'anno la perla di mare. Nota per 20, si presenta per 10 e lui finge sempre di non restarci male. Arriva per primo ed ancora profuma di ansia e di immaturità, quella che la prof di religione scambiava per ribellione, quella di scienze per fragilità. Abbandonato la scapigliatura e si è convinto che usando il Proxidil può arginare la sua stempiatura, e fuma in faccia a Michael il matto che studiava poco secondo papà, che avrebbe voluto un figlio notaio ed ha ottenuto un figlio notaio. E Laura guarda Marco atteggiarsi, ma sommelier solo per farsi notare, perché la cena di classe scompare, diventa una cena di classe sociale. Eppure un tempo eran predestinati, si parlava di avere bambini, pure i nomi sembravano perfetti, come in quel pezzo della Pausini. Qualcuno poi nomina la prof Bianco, le ore di fisica a parlar di universo, per dimostrarci che il tempo sia fluido, che è relativo un po' come il sesso, per far capire le stelle agli scemi servono un laica da poter bruciare, ma bianca ora è cenere che sporca i divani di chi ancora usa la parola normale. Non è inghiottito 5 lividi e si specchia dentro una margherita, e con il trucco si è coperta l'occhio nero e si strofina la fede fra le dita, mentre Romeo greco fra 18 di recitare a memoria il 5 maggio. Lei lo sorregge ed alza gli occhi al cielo e prega a Dio di farle avere coraggio. Di farle avere coraggio. Vigliacca, 10 anime perse si carbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno, mentre paga Bonelli sorseggia un amaro e dice al barista ci si vede tra un anno.